ragazzi, possiamo vendere i tre Edmontosaurus. Ne sto già producendo altri. Altri tre. Con le caratteristiche previste dalla missione. È un po' un casino dover. Doverli poi trasportare. Mamma mia, uno è già pronto. Però aspettiamo un attimo perché sto vendendo questi qua per completare un'altra missione. Allora, facciamo che liberarli. Uno. Collaboro sempre volentieri con te. Due e tre. Questo qua l'ho creato di una colorazione diversa, leggermente diversa. Guardate che bellino. Se non sbaglio ha il muso viola, o sembrerebbe avere il muso viola. Sì, sembra viola. Allora, facciamo subito che chiamare un elicottero per bloccarli, perché li voglio spostare subito nel recinto nuovo. Uno. Due. Vedete, nel frattempo la barra si sta riempiendo. Non so quanto mi daranno, di premio per completare questa missione. Ok ragazzi, la tempesta è passata, facciamo che riparare le varie strutture. Risposta a richiesta di riparazione. Perfetto. Ho capito. Beh, ce n'è qualcuna seriamente danneggiata, altre invece un pochettino meno. Aspettiamo soltanto un secondo che i ranger mi riparino. Ok. Il centro ACU. Allora, vediamo cosa mi avevate scritto nei commenti sotto l'ultimo episodio di Jurassic World Evolution. Mi avevate scritto di chiamare uno Struthiomimus Nuntia. Perfetto, allora becchiamo uno Struthiomimus. Eccolo qua. No, non volevo rifornire quello, vabbè. Eccolo qua. Nuntia. Nuntia. Perfetto. Poi, il mio erbivoro preferito. Beh, il triceratopo è uno dei miei erbivori preferiti. Lo chiamiamo Fratetac. Perfetto. Poi, beh, parlavamo anche dei nuovi aggiornamenti, sperando che il prossimo contenga i dinosauri marini, o rettili marini, anzi sarebbe più corretto. Cosa ho visto passare? Ah, i ranger. E naturalmente gli pteranodonti, anche se dubito che aggiungeranno entrambi i rettili insieme. Poi, un dinosauro lo possiamo chiamare Pio. E allora guardate, questo Edmontosauro lo chiamiamo Pio. Perfetto. Uno Owen. Beh, Owen sta bene all'anchilosauro. Ehi là. Che versi strani. Allora, ci sono dinosauri, tanti dinosauri, che non hanno ancora un nome proprio. Quindi se volete scrivetemene uno qui sotto. Magari se volete potete anche scrivermi: guarda, questo dinosauro qua di tale specie, chiamalo così. Come per esempio con Nuntia, che mi avete scritto: chiama uno Struthiomimus Nuntia. Ok ragazzi, la struttura di ricerca è pronta. Stavo dando un'occhiata alla possibilità di creare altri ibridi, ma è un macello. È veramente un macello, perché bisogna trasferirsi da un'isola all'altra. Passiamo già anche ai coritosauri. Allora, ci chiedono 4 coritosauri con valutazione pari a 35. Penso che questa serie durerà ancora un bel po'.
Più che altro perché... Più che altro, ragazzi, perché... Se devo soddisfare tanti requisiti per... La divisione sviluppo scientifico, se la cosa ti può interessare. Per sbloccare gli ibridi, allora... Prima di vederne un altro, a parte l'Indominus e l'Indoraptor, prima di vedere gli altri tre ce ne vorrà ancora. Vabbè, meglio così, durerà ancora di più questa serie. Io spero che naturalmente vi piaccia. Soprattutto spero che ogni episodio non diventi troppo ripetitivo, anche se comunque mi pare che ogni episodio sia diverso dagli altri. Abbiamo creato l'ultimo Edmontosaurus. Devo... recuperare altro genoma di Coritosauro, perché per il momento posso modificare soltanto pochissime statistiche. Comunque è viola, il muso di questo Edmontosaurus è viola. Bello, bello, bello. Ok ragazzi, ho prodotto altri due Coritosaurus. Perfetto, ce ne manca soltanto uno. Comunque adesso ci sono un sacco di dinosauri a cui potete dare un nome, eh. Ce ne sono veramente un sacco, quindi mi aspetto tanti bei commenti. Purtroppo del Coritosauro ho soltanto questa skin. Se no, ne avrei prodotto magari qualcun altro di qualche altro colore. Magari quattro Coritosauri di quattro colori diversi. E invece purtroppo mi sono dovuto adattare. Allora, devo produrre l'ultimo per completare anche quella parte di missione. E poi ci mancano soltanto praticamente quattro Struthiomimus, potrebbe essere. Ho capito. Ok ragazzi, facciamo che spostare anche questi altri due Coritosaurus, perché almeno quello che abbiamo messo nell'altro recinto non si sentirà più solo. Qui abbiamo l'ultimo Coritosauro quasi pronto. Liberiamo altri due Struthiomimus. Li ho cambiato colore, eh. Allora, questo è ancora il solito colore. E mi sembrava di averglielo cambiato, vabbè. Tanto comunque devo produrne ancora un paio, se non sbaglio. Hai raggiunto gli obiettivi e hai conquistato la vittoria. Non mi aspettavo niente di meno. Comunque ci manca ancora un Edmontosaurus. Sì, ne ho prodotti soltanto tre. No, però qui ce n'è quattro. Ah no, Pio non va bene. Pio non va bene. Allora, aspettate, ne produco ancora uno, va? Vediamo. Valutazione 30. Dovrebbe andare bene. Vabbè, produciamone un altro. Ehi là, che inquadratura dall'alto, guardate qua. Questo è di colore diverso, sul giallino. Mamma mia, si era buggata l'inquadratura. Aspettate che l'ho visto. Eccolo. Ok, liberiamo anche questo Edmontosaurus. Perché l'altro non andava bene. Vabbè, abbiamo creato un branco di 5 Edmontosauri. Liberiamo anche l'altro Struthiomimus. Li addormentiamo tutti e li spostiamo. Ok ragazzi, allora sto rilasciando l'ultimo Struthiomimus. Anche se probabilmente siamo già riusciti a completare la missione. Ne ho prodotto uno in più probabilmente. Adesso facciamo che addormentarlo, nessun problema. E via. Guardate qua che mini ecosistema che abbiamo creato. No,
Non volevo piazzare tutte queste piante. Allora, ci mettiamo delle piante basse. E poi qualche ciuffo qua e là. Perfetto. In modo da rendere il recinto un po' più realistico. Vediamo se si vede bene lo stesso. Sì. Guardate che bello. Allora, nel frattempo i nostri paleontologi sono andati a recuperare altri fossili. Ok, assicurati che ogni dinosauro si trovi in un recinto sicuro. Perfetto. Questi nuovi dinosauri sono perfetti. Perfetto, ragazzi. Credo sia giunto il momento che tu faccia un salto di qualità. Voglio che tu introduca un branco di velociraptor nel recinto e osservi i risultati. E voglio che sia tutto sotto controllo. Dunque, cerchiamo di ridurre al minimo le vittime, ok? Cos'è che devo fare? Incube rilascia nel recinto degli erbivori 3 velociraptor? Ma perché? È un così bel recinto. Io li rilascio qua. Allora, incubiamo 3 velociraptor. Però non li voglio rilasciare nel recinto che ho appena creato, perché è troppo bello. Ok ragazzi, 2 velociraptor sono già pronti per essere rilasciati. Mi chiedi una standing ovation, ma non ho proprio voglia di alzarmi. Non ti offendi, vero? In ogni caso, ottimo lavoro. Eccolo qua. Ecco il primo. Rilasciamo subito anche il secondo. Signore e signori, siamo lieti di dare il benvenuto in parco a un velociraptor. Il terzo dovrebbe essere quasi pronto. Eccolo che arriva. Questo è il secondo. E il terzo sì, dovrebbe essere quasi pronto. Vediamo se va bene averli rilasciati in questo recinto. Perfetto. Certo, i Triceratops sono avversari un po' più tosti degli Edmontosauri o dei Coritosauri. Allora, ne ho prodotti 3. Assicurati che tutti i dinosauri della missione siano nello stesso recinto. Ok. A posto. Allora, per forza bisogna rilasciarli là. Eccoli, sono arrivati. Anzi, stanno arrivando. Sono tutti i dinosauri in allarme. Ok, i raptor sono già carichi. C'è troppa gente però, c'è troppa gente qua. Ok ragazzi, i velociraptor hanno abbattuto 3 Struthiomimus. Non sono ancora passati per fortuna i dinosauri grossi. Ah, gli altri 2 li hanno mangiati completamente. Ok, meglio, meglio così. Allora, tempesta tropicale in arrivo, eh. Quindi nel frattempo ho recuperato altri fossili. I 5 minuti stanno per scadere. Che dire, hai fatto un bel lavoro. Ricompensa reputazione, costruzione migliorata 2.0. Ottimo. Attenzione alla tempesta. Io ho prodotto, già che c'ero, anche un altro paio di Triceratops. Tanto per fare in modo di popolare un pochettino questo recinto. Allora, teniamo sotto controllo i Velociraptor.
Vabbè che si sono messi a dormire. Meglio così. Attenzione che il comfort sta calando. Quando c'è una tempesta questi qui si esaltano un pochettino, eh. Bisogna tenerli sotto controllo. Mancano 50 secondi. Mandiamo subito un elicottero. Anche perché non voglio che mi rompa le scatole proprio adesso. 30 secondi. Eccola lì, recinzione rotta. Mancavano 26 secondi alla fine. Cioè, veramente. Antipatici sti velociraptor. Allora, bloccami quello e bloccami anche l'altro. Beh, sono scappati tutti quanti. Stanno arrivando i ranger, stanno arrivando i ranger. Vabbè, te pareva. Beh, uno è rientrato. Meno male. Dove caspita è andato quello là? Allora, questo via. Ho sbloccato un nuovo genoma. Uno è stato bloccato, lo possiamo riportare subito nel recinto. Ma te pareva, mancavano 30 secondi. Hanno dovuto bucare la recinzione. Vai, bloccamelo, bloccamelo. Perfetto, lo riportiamo subito qua. Manca l'ultimo Velox, che non so dove sia però. Ah, eccolo qua, all'entrata addirittura. Meno male che non ci sono turisti in giro per il parco. Volevo vedere cosa capitava alla fine del countdown. Mancano 26 secondi. Sto riportando i velociraptor nel recinto. 1, 2. E... dov'è il terzo? Ah, me lo stanno trasportando in questo momento. I Triceratops sono contenti. Ne ho 6 se non sbaglio. No, sono 4 più 2 Torosaurus. 4, 3, 2, 1. Perfetto. Trasmissione in arrivo, signori. Missione compiuta. $1.750.000. Fantastico. Inaspettato, nonché spettacolare. Ai visitatori piace molto vedere i dinosauri combattere. Come un moderno colosseo, no? Intrattenimento colossale. Direi che funziona. Ma la prossima volta vedi di mettermi a corrente. Fa tutto parte della mia ricerca. E ha aumentato il tuo valore di intrattenimento. Quindi ha fatto comodo a tutti. Considerato quello che è successo, un po' di ego ferito è un piccolo prezzo da pagare, concordi? La verità, dottor Wu, è che lei non mi piace. E non sono l'unico a pensarla così. Ma ha ottenuto grandi risultati. Questo è innegabile. Ok. Allora ragazzi, direi che possiamo terminare questo episodio di Jurassic World Evolution qua. Guardate quanta gente c'è nel parco. Fatemi dare un'occhiata. Ogni opportunità comporta 2000, quasi 3000 visitatori. Hai fatto un ottimo lavoro. Perfetto, altra trasmissione in arrivo. Che succede? Ah, attenzione. Qui Lambert, ho del lavoro per il quale tu saresti la persona adatta. Il Troodon. Allora, iniziamo la missione, però la completeremo nel prossimo episodio, perché direi, come vi stavo dicendo pochi secondi fa, la missione sicurezza ha bisogno di più persone con le tue abilità. Perfetto.
Come vi stavo dicendo pochi secondi fa, direi che possiamo terminare per il momento. I dinosauri. Quello che ricordo è che non tutti sopportano di essere rinchiusi. Non ci si abituano. Ecco lo scopo di questa missione: scoprire come si comportano in cattività. Introduci questo nuovo dinosauro nel parco e costruisci un recinto adatto. Ok, Lambert, riuscirò a concludere questo video? Ha messo gli occhi su un dinosauro in particolare. Vorrei sapere se questo dinosauro è interessante anche per gli altri. I visitatori paganti, ad esempio. Capisci che cosa intendo? Din din din! Va bene, allora adesso direi che possiamo terminare questo episodio di Jurassic World Evolution qua. Gran bell'episodio. Come vi dicevo all'inizio del video, probabilmente ci vorrà ancora un po' prima che riusciremo a produrre dei nuovi ibridi, soprattutto lo Stegoceratops, lo Spinoraptor, eccetera, eccetera, eccetera. Nel frattempo sto completando le missioni che mi stanno proponendo qua, perché per esempio adesso, grazie a questa missione, abbiamo sbloccato il Troodon, che naturalmente rilasceremo all'interno del parco nel prossimo episodio. Mi raccomando ragazzi, nei commenti scrivetemi vari nomi da dare ai dinosauri che abbiamo prodotto in questo episodio, perché ce ne sono tantissimi senza nome. Come sempre spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui su Jurassic World Evolution. Alla prossima ragazzi!